Abbiamo rotto i massimi, stiamo decrescendo negli ultimi minuti, anche il Dow Jones 25.042 le quotazioni attuali, poi il Nasdaq 6.704. Allora colleghiamoci subito con il prossimo ospite, ho il piacere di avere Giovanni Lapidari, My Trader Club in collegamento. Buon pomeriggio e ben ritrovato Giovanni. Buon pomeriggio a tutti, vi chiedo cortesemente se possiamo sistemare l'audio perché ti sento Certo. male e distorto e non voglio fare un brutto lavoro. Proviamo. Buongiorno comunque. Grazie Giovanni. Allora proviamo a risolvere con la regia. Nel frattempo diamo un aggiornamento di mercato. Attenzione anche all'euro contro dollaro americano che flette leggermente a ribasso. Abbiamo rotto i massimi dell'ultima giornata di contrattazione. Abbiamo aggiornato i nuovi top in area 1,2509. Adesso stiamo flettendo al ribasso. Battiamo 1,2474. Accelera il dollaro americano. Decresce l'euro contro il dollaro. La sterlina perde anche terreno 1,4054. Le quotazioni attuali. Anche il dollaro contro yen ha recuperato qualcosina dagli ultimi minimi battuti nelle 48 ore di contrattazione, 106 e 42 le quotazioni attuali. Vediamo, ritorna il collegamento con Giovanni Lapidari. Giovanni, mi senti bene adesso? No, mi sa che c'è ancora qualche Sì, no, problema. io ti sento, non c'è la mia immagine, ti sento benino, non vedo la mia immagine, ma non vi perdete niente. Ok, vediamo se riusciamo nel frattempo a risolvere. Allora, reazioni forti quelle dei mercati dopo i dati sull'inflazione di ieri, Giovanni? Sì, reazioni forti, però prendiamole con la parola che hai detto giustamente te, reazioni, perché poi oggi è arrivato il dato sulla produzione industriale che è in calo. E allora, come trader che deve fare trading su mercati sui quali stanno cominciando ad arrivare maggiormente le leggi dell'economia e sempre meno le influenze delle banche centrali, perché ormai un certo processo è stato fatto, è evidente che se l'inflazione aumenta e la produzione industriale diminuisce, vuol dire che è vero quello che abbiamo visto ieri, la terza gamba del tavolo, cioè che i consumi cominciano a latitare. I consumi cominciano a latitare per due ordini di motivi che troviamo poi nei nostri grafici e che mi fanno essere sufficientemente cauto sul rimbalzo di ieri. Molto bello, ma che oggi il mercato con 100 punti DAX meno rispetto ai massimi sta interpretando in modo corretto e conservativo. Ovvero, abbiamo l'inflazione in salita. Questo alza i rendimenti dei titoli di Stato col T-bond definitivamente sopra il 3%. A qualcuno potrebbe venire voglia di uscire dall'azionario e, incassando i profitti, compricchiare qualche titolo di Stato, mettersi liquido con la volatilità che c'è. Al tempo stesso, l'incremento del costo del denaro fa sì, soprattutto in maniera prospettica, che i consumatori, avviliti anche da un'economia sempre più digitalizzata, nella quale il lavoro comincia a scarseggiare perché le macchine sostituiscono le persone, comprino sempre meno. E non vorrei che questo dato della produzione industriale oggi, che non è bello perché è un dato in netta contrazione, sia un po' la spia di una situazione che ci dovrebbe cercare di far essere estremamente cauti durante questo 2018. Perché il rimbalzo di ieri è furibondo, ma paradossalmente, non so qual è la tua idea, Giuseppe, a me da 1 a 10 è piaciuto meno 20, nel senso che se si guarda i numeri, un rimbalzo del 3% dai minimi è tanta roba. Se si guarda però i 500 punti di Dow Jones persi in 3 minuti all'annuncio dei dati sull'inflazione, questo ci fa capire quanto il mercato, i mercati in generale, siano profondamente isterici. E questo pone di nuovo l'attenzione sul fatto di avere una gestione dei nostri trade estremamente prudente, anche a costo di perdere delle buone operazioni, perché credo che gli interventi sul mercato azionario in acquisto possano essere giustificati, interpretando quello che stanno facendo gli operatori istituzionali, soltanto in momenti di forte debolezza. Allora, su base di forte debolezza, un meno 3% in 5 minuti si compera, però è notizia proprio di oggi che io, se devo essere sincero, ho anticipato 35 giorni fa ai nostri abbonati che Warren Buffett, io lo sapevo già perché avevo qualche fonte, è completamente uscito dal titolo Wells Fargo. Wells Fargo è una banca che è un po' in grandissima la nostra Findomestic, giusto per dare un riferimento che magari a livello di nomi tutti conosciamo. È una banca che fa prestiti al consumo,
sotto forma non soltanto del classico piccolo prestito, ma anche di prestiti con carte di credito e garanzie ipotecarie. Se tu riuscissi a trovare un grafico di Wells Fargo, sì. Prima però vai a vedere la settimana prima del flash crash del giorno 6. Se ti fosse possibile. Eccolo, adesso io intanto ho preso già il titolo. Eccolo, ecco, qua. Vai a vedere, sì, questo grafico e dimmi se questo grafico, non c'è bisogno di indicatori, Giuseppe, sì, ci mancherebbe altro. Vai a vedere questo grafico come si è comportato la settimana prima del flash crash. Dal settimanale poi passiamo al giornaliero. Sì. E andiamo a vedere come il grafico si è comportato il lunedì prima del flash crash. Sì. Perché se andiamo a vedere cosa ha fatto il lunedì prima del flash crash, da 64, con cui aveva chiuso venerdì 2, sì, già una candelina ribassista pericolosetta, perché è andata proprio ad appoggiarsi a una trend line che potevamo ottenere prendendo i minimi del dicembre 12 2017 e sì, andando a congiungerli con quelli del 29 piuttosto che con quelli del 16 di gennaio, guarda il gap che il titolo ha fatto. Sì, quando, sì. Quando si dice che ci sono dei titoli che per la loro particolare caratteristica possono essere anche da anticipazione di determinati movimenti, nulla vieta che ovviamente una Wells Fargo che da 65, dopo neanche qualche giorno, me la trovo a 56, è evidente che con un 18% di minusvalenza la si compra, e quindi c'è anche questo rimbalzo di questi due giorni, dico interessante, ma sicuramente vistoso. Ma tu guarda come, quando si dice il flash crash, i fondi sulla volatilità, Giuseppe, certo, sappiamo benissimo che la causa del flash è stata molto anche le scoperture sul VIX e le scommesse fatte dai vari Lincanna, piuttosto che probabilmente anche persone con più soldi di Lincanna stesso. Però credo che la struttura del mercato sia un pochino più complessa da leggere e più articolata rispetto a quello che le cronache, anche un po' di gossip, diciamocela, su questa gente che ha perso soldi per essere stata molto molto esposta sul VIX, e ci vogliono raccontare. Ovvero ci raccontano di borse che sono cresciute tanto perché sono sempre state abituate come dei bambini da genitori viziati. Poi un domani succede che i genitori finiscono i soldi e il bambino abituato a lavorare poco, anche da adolescente, ad avere sempre la macchina, il portafoglio pieno, vede il babbo e la mamma che si vendono la casa e chiede cosa sta succedendo. Lo sai, non ci sono più soldi di un tempo, bisogna fare economia. E quando c'è molta psicologia, come c'è negli strumenti finanziari, Giuseppe, cioè nel nostro mondo, poi è difficile rassegnarsi al fatto che nulla è più come prima, e quindi molti trader sulle discese dicono vabbè, sono piccoli storni, ma cosa vuoi che sia, anche perché ci sono poi tante persone che dicono vabbè, sono debolezze, si compra, eccetera eccetera, il che non è sbagliato, bisogna vedere dove si compra e poi per quanto tempo, perché come vedi oggi, che stamattina abbiamo aperto bellini, carini, molto 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 simpatici, il DAX in area 12.440, nel momento in cui stiamo parlando adesso abbiamo, si va a fare quasi pari con la chiusura ufficiale delle 17.35 di ieri, eh sì. Questo è un segnale che su una candela giornaliera, se vuoi andiamo a guardare il DAX, certo, eccetera eccetera, è un segnale, non dico adesso si scende, si va a 11.8 eccetera eccetera, non diciamo questo, ma se si guarda la struttura del mercato è una struttura dove i professionisti sono cauti, ma direi sono anche saggiamente cauti, mentre chi come te, come noi, fa l'attività anche di sentire gli investitori da casa tramite le chat eccetera eccetera, che ci domandano cosa fare su certi titoli, non so se tu hai questa sensazione, perché poi questo poi nel mercato lo troviamo, cioè che molta gente, molti colleghi, molti investitori cominciano ad avere titoli a prezzi impiccati. Sì, sì. Cioè a me è arrivata una mail ieri, c'ho Saipem a 6 euro, ora non mi ricordo quanto fa Saipem perché la memoria a volte mi tradisce e quindi non è che riesco a seguire tutto, però sai, ecco, sta a 3,40. Sì. Cosa devo fare? E si scopre che c'è un'infinità di investitori che con la scusa tanto
le mie posizioni sono di lungo termine, senza manco sapere che cos'è il lungo termine nei mercati di oggi, si trovano con titoli sotto il 50% e lo stop è money management, queste robine qui da vecchi rincorbelliti, è una cosa del tutto sconosciuta. Pienamente d'accordo. E poi ci troviamo a mercati di questo tipo. E fra l'altro c'è una domanda di Marco che pensa che sia il caso di entrare long sul credito valtellinese, l'aumento di capitale, la forte perdita di oggi. E al di là del fatto, la sto leggendo sì. dal vostro canale, anche se chiaramente magari siamo in ritardo. Sì, oggi siamo in ribasso del meno 12,91, 8,92. Ma ti piace questo? Io non farei nulla. Poi è stato confermato, ieri c'è stato il consiglio d'amministrazione proprio riguardo l'aumento di capitale, L'hanno comunicato insomma tutte le principali testate giornalistiche e qui siamo su dei livelli che potrebbero essere interessanti, però insomma il titolo io non farei nulla personalmente, Giovanni, perché se no anche questa tendenza a comprare cioè dalla serie ha perso tanto, tu sai bene che io faccio commenti anche in altri tipi di media e di situazioni, vedo delle situazioni veramente impegnative e temo che i risparmiatori purtroppo non siano, soprattutto quelli più giovani, assolutamente consapevoli di cosa significa un ritorno della volatilità. Molti dicono, io c'ero anche nel 2008, c'ero anche io, c'era il VIX a 80, cosa vuoi che sia se sei molto professionista. Ma noi dimentichiamo una cosa, spiegamola se ti va, certo. Se pensi sia il caso, prego. Ai nostri ascoltatori. Il margin debt. Sì. Il margin debt è sostanzialmente un calcolo che le autorità di controllo dei mercati finanziari americani fanno una volta al mese. Gli ultimi dati sono di novembre e dicembre e dice, fatto 100 il capitale che c'è sui conti di trading, quanto è la leva media utilizzata? In questo momento gli investitori, grandi e piccoli, sono a leva 6, cioè per ogni 100.000 dollari di saldo ci sono 600.000 euro di margini utilizzati. Quando il VIX andò a 80 era il 150% questo dato, oggi è 4 volte tanto. Significa che avere un VIX a 20 ha lo stesso effetto sui capitali attuali di avere il vecchio VIX a 80, che ci portò alle perdite della famosa crisi Lehman Brothers. Non c'è pertanto da meravigliarsi che abbiamo visto il VIX ha fatto uno strappo a 50, peraltro, sì. e si è visto il 6 che cosa è stato quello strappo a 50, ma non c'è pertanto da meravigliarsi che anche se il contratto marzo quota 17 rispetto al contratto febbraio c'è un forte backwardation, però cioè, abbiamo dei ratei di volatilità che sono ancora decisamente elevati e questo deve, sulla base della legge dei numeri e non le opinioni del lapidari che potrebbero essere giustamente come tali contestabili, questi sono numeri, non è che ci si può girare tanto intorno, dobbiamo, quando io dico siate prudenti, cerchiamo di capire che il mondo è cambiato, lo si fa perché c'è questo tipo di discorso, insomma, ecco. Ecco Giovanni, mi ha parlato proprio del VIX parecchio negli ultimi minuti dell'intervento. Leggevo su alcuni, insomma, testate giornalistiche, sia Lanza ieri che il Sole 24 Ore oggi riportava un articolo su un'indagine in corso proprio inerente al VIX. L'ipotesi è che l'indice della paura sia stato manipolato. Tu in merito cosa ne pensi? Beh, noi abbiamo fatto una trasmissione su questo. Vorrei farti vedere una cosa. Provo, certo, Giuseppe. Prego. Facciamo questo tentativo. Prego. Proviamo a condividere il mio grafico. Bene. Del Dow Jones. Ci provo, sì, Giuseppe. Sì. Ci proviamo con la regia. Attenzione, che nel frattempo sta per arrivare. Sta per arrivare. Attenzione anche al DAX che accelera al ribasso. 12.361. Prova a condividere lo schermo. Prego. Se mi dite che lo vedete, io sono contento. È arrivato. Prego, Giovanni. Bene. Queste freccette rosse che tu vedi qua sono le freccette delle candele precedenti il flash crash. Bene. Il flash inizia alle ore 19:20.
con la rottura dei minimi della seduta. Questa è una cosa che, devo essere sincero, e tu guarda questi minimi della seduta come poi hanno fatto pullback il giorno dopo, perché il flash poi è stato ricomprato, d'accordo? Chiamale se vuoi coincidenze, Giovanni. Chiamale se vuoi coincidenze. Allora, il mercato che cosa fa durante il giorno? Apre malino a mezzanotte, cincischia in bassa volatilità nonostante che il giorno prima avesse fatto una discesa da 26.140 a 25.2 del 4%. Come nulla fosse questa discesa del 4%, con volumi però non di molto superiori, ecco i volumi, te li illustro con una freccia, non di molto superiori se non nell'ultima parte a chiusura di seduta, chiaramente scatta le margin call, rispetto alla media dei picchi precedenti che era di 35.000 contratti orari sul Dow Jones. E questi sono i volumi. Il giorno dopo il mercato sta fermo. Ora tu guarda insieme a me queste candele, queste delle 13, queste delle 14, queste delle 15, guarda la candela delle 15, una candela strana, eccetera, eccetera, e tutto il resto, che risale. Sì. Ok? Bene. Dopodiché, guarda la candela molto alta, questa qua, questa bella verde qua, delle ore 16. Sì. Flash crash, ero sconosciuto, è una candela rialzista. Guarda i forti volumi di questa candela, poi guarda le candele prima del flash crash, questa, hanno volumi in salita, e le candele preparatorie del flash crash hanno volumi molto superiori a tutti i volumi sviluppati nei 20 giorni precedenti, compresi i volumi sviluppati il giorno che il mercato ha perso il 4%, dalla serie. Era il VIX che ha fatto crollare i mercati o comunque già si stava preparando una trappola, perché i mercati si sa che sono abilmente manipolati, rialzista qui sopra per impiccare, volevo usare un'espressione poco educata, me la tengo per me, per fregare, ecco, per compromettere le sorti, cioè con questo strappo e queste due candele, qui ci sono tanti volumi, il che significa che qui il mercato ha preparato i cannoni, il flash crash è solo una conseguenza, quindi chi stava lavorando sul VIX non era solo, cioè quelli che hanno patito il VIX a rialzo, che erano quindi short e si sono dovuti richiudere, sono una piccola parte del mercato, ma la manipolazione sul VIX è stata successiva alla preparazione di questa seduta, che è stata preparata in altri modi, con un incremento di volumi sospetto prima del flash crash. Bene. Allora Giovanni, sono arrivate anche altre domande. Io ti volevo chiedere però una dinamica. Ieri abbiamo visto una variabile nuova all'interno dei mercati, poi sulla chiusura insomma relativa alla giornata di ieri. Cioè il fatto che abbiamo avuto un rialzo dei tassi americani che non si è però tradotto in chiusura di giornata con un calo delle borse. Che giustificazione possiamo dare a questa dinamica? Perché in realtà i mercati sono stati ipocriti e ignobili. Da un lato il mercato americano ha detto mamma mia questa inflazione eccetera eccetera e giù picchia sui titoli di Stato, dall'altra parte però sono venuti fuori dei consumi molto bassi e questi consumi molto bassi che hanno fatto rimbalzare le borse hanno fatto pensare, e quindi rispondiamo a Marco per la correlazione sull'euro dollaro, sì. Hanno fatto pensare ma sì l'inflazione sale però i consumi sono bassi, dai che le banche centrali non saranno così cattive con noi. E di fronte a 500 punti di Dow Jones regalati in 5 minuti, sono arrivati degli acquisti che sono andati a castigare i complottisti giudo-plutaico-massonici del tipo qui crolla veramente il mondo. Mentre sul crollo non è ancora un mercato pronto per un crollo e poi per una derizionalità da meno 8% giornaliero, un meno 3% giornaliero te l'hanno comprato. A riprova che il mercato non soltanto è tecnico, ma è di una scaltrezza, di un opportunismo vergognosi, perché così le banche centrali l'hanno abituato. È chiaro che in quel caso il dato uscito qualche secondo dopo dei consumi latenti ha fatto di nuovo pressione sul dollaro, ha fatto risalire le materie prime tipo il rame, in parte anche l'oro e il petrolio, che sono antitetiche al dollaro, dollaro debole fa salire le materie prime e pertanto
è salito anche l'euro-dollaro, che invece, come dice Marco, di solito quando l'euro sale le borse vanno male. Attenzione Marco, quando l'euro sale va male il DAX, ma quando l'euro sale il dollaro debole aiuta le borse americane. Quindi cerchiamo di essere precisi, perché quando si intende borse, oggi come oggi, si potrebbe intendere FIB, DAX, Eurostox, ma si potrebbe intendere Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, che sono dei mondi in questo momento, come lui potrà ben osservare, completamente a volte antitetici. Poi è chiaro che sui forti movimenti si muovono tutti insieme, ma non nella stessa maniera. Bene, Giovanni, a proposito di euro-dollaro, cosa ne pensi tu? Cosa ci suggerisce il lapidary sentiment? Siamo vicini ai massimi degli ultimi mesi. Il lapidary sentiment più che altro guarda i prezzi e vede un ritorno furibondo ieri su questo 1,25 che a mio parere pare abbia molta voglia di essere superato. Io ti posso dire che a 1,2370 sono arrivati gli acquisti della cavalleria. Sì. E che il loro trailing stop ce l'hanno a 1,2417. Questo te lo posso dire con assoluta certezza. Quindi aspetta, 1,2370 sono arrivati gli acquisti di euro. Acquisti, sì, con trailing stop fra 1,2406 e 1,2417, i più conservativi 1,2438. Li rivediamo secondo te i massimi del 25 gennaio? Li potremmo rivedere? La probabilità non è secondaria. Penso di sì. Un'ultima domanda ti volevo fare e poi andiamo in pausa pubblicitaria. Riguardo il rialzo dei tassi di interesse in America, tu come la vedi? C'è chi parla di 2 scontati, c'è chi parla di 3 come il 2017, c'è chi addirittura dopo i dati sull'inflazione ne immagina 4. Lapidari. Ma 4 mi sembrano tanti, perché 4 tassi veramente getterebbero le borse in un panico su cui le banche centrali, a differenza del 2008, non sono attrezzate per rimediare, perché il mercato è più fragile e lo sanno bene. Cercheranno di stare molto attenti, però secondo me minimo 2, ma è un secondo me da uomo della strada, non prendiamola come previsione, perché se c'è un'espressione che io odio è proprio la secondo me. Però la mia idea è che il mercato non si può rimangiare più di tanto ciò che ha detto e pertanto procederà ad un aumento dei tassi. Stanno cercando di abituare lentamente i mercati, gli operatori a questo, che non sono abituati, non soltanto i piccoli traders. Cioè io temo che quest'anno, sto pensando ai gestori come faranno a dare performance. In base alla volatilità, dici Giovanni? Allora, tu prendi ieri per esempio il Dow Jones, no? Che sì, noi abbiamo osservato. Torniamo su un grafico giornaliero, ti faccio una domanda e la facciamo anche ai nostri amici ascoltatori. Prego. Questa è la candela di ieri. Uno dice, guarda che bella questa candela, bellissima. Chiusura più 0,96%, 237 punti di vantaggio fra la chiusura del giorno prima e la chiusura di ieri. Non male. A prezzo di una volatilità di 617 punti, cioè ho guadagnato un punto e ne ho pagati quasi 2,7 volte di più in termini di volatilità. Tutto bene, come dicevo stamattina, se sei riuscito a comprare bene, ma se hai comprato un 24,3 perché era il minimo del giorno precedente, il mercato ti ha sbriciolato qualche cosa ed è andato a beccare proprio questa stringhetta nera, che è un sistemino che io, ma insomma è andato a... cioè, se sei molto bravo a lavorare sui livelli, ma devi conoscere la volatilità, torna al tormentone mio di quest'anno, tutto bene. Ma se ti sei beccato una margin call perché ti hanno rotto 24,570, che era l'apertura del giorno prima, che corrispondeva alla chiusura del giorno prima ancora, dolori, dolori, dolori. Per cui tutto bello, il colore delle candele a volte è molto bello. Bisogna vedere le giornate in cui questo si verifica, che in una giornata... in giornate come queste, beh, insomma, definirle facili significa dire una bugia, ecco. Quindi un mercato, secondo me, impegnativo, molto, molto, molto difficile, un mercato sul quale, beh, oggi c'è un pullback su questa trendline qua, Qui c'è anche una, a parere, osservando il Dow, c'è da farsi delle domande che secondo me in Europa il mercato si sta facendo e che domani potrebbe farsi... c'è questo 50% molto importante in area 24-50, che è un gran prezzo, c'è questo qui che è un altro prezzo dove c'è 25 e diciamo e 100 di oggi, e poi c'è il 25,3. Potrebbe essere uno storno da interpretare in via d'acquisto, però a mio parere, anche osservando la decadenza dei volumi, si vede che i volumi
negli acquisti non è che ce ne sono tanti. Ecco perché credo che bisogna cercare di essere abbastanza prudenti. Ecco. Ti arrivano tanti complimenti, Giovanni. Donato dice: grazie. Complimenti a Giovanni, sempre lucido e visionario. Ti ascolto sempre come Radio Maria. Poi Carlo dice: buongiorno, lapidario ha ragione, da vendere. Non c'è percezione di cosa significa il movimento ottava precedente per quanto riguarda il VIX. Poi ancora altri complimenti a Giovanni Lapidari, esposizione chiara e convincente. Per quanto riguarda il flash crash da parte di Federico, insomma, tantissimi complimenti. Non c'è neanche una critica. Vabbè, per fortuna no. Grazie mille, Giovanni, allora. È stato un piacere. Buona giornata e grazie, buon lavoro e alla prossima. Buon lavoro a tutti voi. Pausa pubblicitaria, a seguire Paolo Pesino e il tradingpertutti.com con la fascia dedicata al mercato delle materie prime. Pausa e torniamo subito dopo.